Alto Ionio e Lucania si ritrovano per la festa della Madonna del Pollino, il terzo appuntamento annuale dopo quelli di giugno e luglio. La seconda domenica di settembre, la Vergine scende dal monte per raggiungere in processione la chiesa madre di San Severino. Una miscela di fede e tradizione che attira tantissimi pellegrini, che invadono festosamente la contrada di Mezzana per salutare la Madonna che alle prime luci dell'alba ha lasciato il santuario. I suonatori del sabato notte si trasferiscono dal monte a valle, continuando senza sosta al ritmo di pastorale con zampogne e organetti. Nel corso della mattinata di domenica è un continuo via vai di pellegrini che rinnovano una devozione antica. La messa a Mezzana Salice precede la processione a piedi, che condurrà lungo circa 7 km la Vergine alla Chiesa Madre di San Severino. Il corteo dei fedeli dietro la statua attraverserà Mezzana Torre, sostando davanti le case dove ancora oggi vengono offerti il vino e i tradizionali cannaricoli. La processione prosegue per il paese, fermandosi di tanto in tanto sui cosiddetti pisuoli, dei piccoli blocchi bianchi di cemento sistemati sul ciglio della strada. Sono momenti di ristoro soprattutto per i fratelli, che dalle prime ore della mattina portano in spalla la statua. Al tramonto l'arrivo a San Severino, dove ad attendere la Madonna troviamo altri fedeli per lo più locali.
L'ingresso della Vergine nella Chiesa Madre chiude la giornata, senza cantanti e senza bancarelle, per una festa incentrata esclusivamente sui valori religiosi e culturali. Nella Chiesa di San Severino la Madonna dimora sino a giugno, quando farà di nuovo ritorno al santuario sul monte per i mesi estivi.